Bentrovati amici di agricoltura, oggi ci troviamo in Contrada Frattini a Rende nell'azienda Felicetti, anche oggi per parlare insieme a dei professionisti del settore di agricoltura. Sono in compagnia dell'agronomo Thomas Vadrano che ha con sé il drone. In questo modo perlustreremo tutta questa meravigliosa distesa di oliveti tantissimi ettari, un'azienda davvero bella, bella grande soprattutto, una realtà importante qui sul territorio di Rende. La perlustriamo insieme al drone ma soprattutto oggi parliamo di agricoltura di precisione. Assolutamente sì, buongiorno a tutti, la cornice è veramente fantastica. Un... Una cornice di eh, cultiva carolea di, di, di pregio, un uliveto veramente interessante perché anche abbastanza longevo. Abbiamo appena eh, finito di fare un monitoraggio sullo stato proprio di salute dell'uliveto, dell eh, quindi andremo poi a sviluppare quelli che sono gli indici vegetativi che fanno parte dell'agricoltura di precisione che ci aiutano proprio a monitorare quello che è. La salute delle piante, intesa sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista proprio della fisiologia. Infatti, riusciremo ad andare a capire quello che è il, eh, anche la quantità di clorofila nelle foglie o addirittura anche proprio la, il tasso di fotosintesi del, dell'uliveto. I cambiamenti climatici eh, che imperversano, ehm, quali sono i danni che possono provocare? Beh, di sicuro eh, uno, un, un accentuato stress idrico, l'abbiamo visto eh, in maniera molto importante anche l'anno scorso: eh, per circa quattro mesi le piante non, non hanno ricevuto veramente nemmeno un goccio d'acqua. Quest'anno la situazione dal punto di vista idrico è sicuramente migliore, ma chiaramente adesso il conto alla rovescia si è iniziato eh, dal punto di vista sanitario, fitosanitario non, non c'è alcun, uh, alcun problema quest'anno, Ulive uh, diciamo molto, molto, molto sane quindi non, non c'è alcun problema. Il drone e l'agricoltura di precisione ci aiutano proprio contro il, il cambiamento climatico, proprio per aiutare l'agricoltura nella mitigazione. Dottor Vatrano, eh, spieghiamo ai nostri telespettatori che tipo di drone abbiamo utilizzato e soprattutto i vantaggi che questo strumento può portare in un settore come l'agricoltura. Certo. Allora, il drone che abbiamo usato oggi è un drone con la camera multispettrale che serve proprio per carpire un tot di fotografie che poi ci mettono si assemblano insieme per togliere fuori un foto generale sulla quale attraverso un sofisticato software Riusciremo a, a ottenere gli indici vegetativi. Gli indici vegetativi non sono altro che un assemblamento di lunghezze d'onda che ci danno una mano assolutamente sulla gestione dell'uliveto. Come uno dei più usati, per esempio, è l'NDVI, l'NDVI, più usato al mondo fondamentalmente. È uno di quelli che ci dà la possibilità di capire proprio il, il tasso di accrescimento delle piante, visto anche dal punto di vista della fotosintesi, e visto anche soprattutto proprio dall'accrescimento che la pianta anno per anno eh, compie, questo in virtù chiaramente degli input che noi diamo all'oliveto. Avere un, un sofisticato eh, strumento di, 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 del genere dà chiaramente la possibilità all'imprenditore di avere dei report. Eh, dei report costanti, quindicennali, settimanali, in virtù di quelle che sono le esigenze, e chiaramente l'imprenditore eh, prende chiave con mano quello che è la, lo stato di salute del suo liveto e attraverso gli indici vegetativi riusciremo poi ad ottenere delle mappe di prescrizione. Le mappe di prescrizione sono uno strumento accessorio, come dire, consecutivo a quello che è l'indice vegetativo che ci serve proprio per... Correggere il tiro, lasciatemi insomma questo gioco di parole. Correggere il tiro da, da quale punto di vista? Dal punto di vista sicuro nutrizionale, quindi il drone ci dà la possibilità anche con gli indici vegetativi di andare a gestire, per esempio la cronofilla, cioè ad andare a concentrarci sulla cronofilla presente nelle foglie. Chiaramente il pigmento fotosintetico, la cronofilla è correlato. Non solo alla, alla fotosintesi in sé, ma chiaramente anche ad uno stato nutrizionale. Quindi indice vegetativo, mappa di prescrizione. I cambiamenti climatici che imperversano, eh, quali danni possono portare all'agricoltura e all'olivicoltura, ovviamente meridionale? Ma sentiamo parlare dei cambiamenti climatici forse da, da quando ero studente, insomma circa 20-25 anni fa, leggevo su riviste specializzate di quelli che eh, sarebbero stati i danni, cioè gli scienziati hanno, hanno mandato campanelli d'allarme alla politica e non solo, alla popolazione, ma purtroppo ahimè devo dire che non sempre sono stati colti. Ora siamo nel bel mezzo proprio dei cambiamenti climatici, quindi ne subiremo in primis se no gli umani gli effetti dei cambiamenti climatici e sicuramente le piante sapranno adattarsi meglio di noi, questo è poco ma sicuro, lo dimostrano eh, giorno dopo giorno, per esempio questo leveto così longevo di sicuro avrà, avrà vissuto ere eh, in cui le condizioni mete non sono state sicuramente sempre clementi. Eh, il cambiamento climatico come influisce l'olivicoltura meridionale? Lo si vede da, da, da tanto tempo ormai, aumento di quella che è l'umidità relativa. Quindi un aumento dell'umidità relativa fa sì che patogeni e parassiti abbiano eh, come dire, eh, campo fertile, eh, lo, lo, lo notiamo in alcune reali della regione Calabria, quale per esempio la. La provincia di Reggio Calabria o la provincia di Vibo Valentia, in cui proprio gli alti tassi di comodità fanno sì che eh, funghi come la Cercospora, che un tempo erano considerati da bibliografia proprio minori, <coughs> allo stato attuale creino danni veramente importanti, tra cui maggiormente chiaramente la filoptosi, quindi una cascola anticipata di queste foglie dove avremo praticamente il danno di indebolimento della pianta assolutamente anche legato agli attacchi della Mosca. Il, la provincia di Vibo già ha degli attacchi importanti di Mosca che hanno creato già un danno sulle truppe, quindi il danno sulle truppe è conseguente, è conseguenziale a un danno chiaramente all'olio d'oliva da, dal punto di vista chiaramente organolettico ma anche delle, diciamo, dei parametri qualitativi. Altro problema che sta causando il cambiamento climatico nel sud Italia e non solo, ma anche chiaramente in tutto quello che è il bacino del Mediterraneo, è la siccità. Noi dovremmo lavorare proprio su questo. Acqua ce ne sarà sempre di meno. Queste sono le parole chiaramente degli scienziati, ma lo vediamo costantemente eh, quello, quello che succede, cioè dalla, dalla sera alla mattina può nascere un umbifragio oppure grandine delle dimensioni di eh, una palena da tennis come è successo di recente, insomma eh, il nord Italia è stato colpito da, da grandine che ha distrutto i raccolti e soprattutto anche l'ulivo e quindi Considerando che non c'è una coltivazione importante come la nostra, eh, capiamo bene qual è, qual è il danno, quindi, stress idrico elevato, quindi dovremo lavorare su, su varietà più resistenti allo stress idrico, non sempre avremo la possibilità di trovare acqua, la Calabria ne è un esempio eclatante: circa il 70% degli olivetti sono gestiti in, in asciutta, se si può usare questo termine dal punto di vista agronomico. Quindi, Dovremo mettere in campo delle strategie di mitigazione, quindi in primis i tecnici, in primis gli attori della filiera dovranno eh, un attimino rilanciare il comparto, aumentare quello che è il know-how personale, quindi eh, riuscire a conoscere meglio la fisiologia delle piante, dell'olivo in primis perché nel modo più assoluto l'olivo è la specie più colpita dai cambiamenti climatici, proprio perché ha una biologia, soprattutto una biologia fiorale molto delicata, quindi il cambiamento climatico lo ha lo ha bombardato, ci sono i mezzi di mitigazione, li possiamo mettere in atto perché la nostra terra insomma, ha bisogno di aiuto, la terra ha bisogno di aiuto in generale. Quali sono le differenze fra lo scorso anno e quest'anno a livello di clima? Beh, penso proprio che quest'anno la differenza sia che c'è un contenuto idrico sicuramente migliore, idrico dei terreni e in automatico delle piante. L'anno scorso abbiamo avuto circa 4 mesi di siccità. Quest'anno fino a metà giugno ci sono stati eventi piovosi importanti, quindi i terreni di sicuro lo vediamo anche oggi stesso: insomma, le piante non sono minimamente in stress idrico o quantomeno c'è uno stress idrico eh, minimamente accentuato. Eh, quindi la differenza, la differenza sostanziale è questa. Un'altra differenza importante è, è chiaramente sarà un'annata di carica più uniforme rispetto all'anno scorso: olive più sane. Oggi è stato un bello passeggiare in questo televisiamo proprio ad osservare i rami penduli, indice proprio di un'estrema un carica, di, di un'annata che speriamo che questo sia sinonimo di un'annata di, di eccellenza e di qualità. Ce lo meritiamo e se lo meritano chiaramente anche i, i nostri olivicoltori. Altro punto importante è l'aumento dei prezzi dell'olio, che sicuramente si sì, andranno a ripercuotere su tutta la filiera, però chiaramente eh, Speriamo che questo sia un segno di svolta. L'olio d'oliva va pagato, l'olio d'oliva di qualità va pagato perché è frutto di sudore, nel vero senso della parola, degli olivicoltori. Dottor Vatrano, prima abbiamo camminato lungo queste meravigliose distese di uliveti e abbiamo raccolto una drupa e abbiamo carpito proprio dei profumi sensazionali. Lei, signor dottor Vatrano, mi raccontava proprio di questo profumo di carciofo, di pomodoro. Ma il mio intento era quello di farle sentire proprio i profumi che l'oliva e la trupa sprigiona. Perché il segreto è, è quello di riuscire a carpire gli stessi profumi della trupa di oggi nell'olio di domani, fondamentalmente. Quindi, sono i biofenoli, quelli che lei ha sentito. Prima abbiamo sentito profumo di carciofo, anche profumo un po' di, di pomodoro cerbo chiaramente, perché le, le drupe sono, sono ancora in fase di, eh, di inolizione. L'inolizione è quel processo attraverso il quale c'è un aumento degli, degli acidi grassi, quindi del, del nostro olio, del nostro amato olio, che inizia dall'indurimento del nocciolo, proprio quando l'endocarpo eh, è completamente indurito, fino all'invaiatura. Momento per eccellenza diciamo, di ipotetica raccolta. Ma chiaramente tutto questo è dettato dalla muscola aria, quindi questi sono chiaramente solo concetti teorici, quello che poi eh, si fa è dettato tutto all'emergenza, all all'emergenza fitosanitaria, no, emergenza no, diciamo un termine esagerato, però alle condizioni fitosanitarie della pianta. No, dal report eh, che lei ha stilato attraverso questo strumento che è il drone, eh, cosa è uscito fuori? Cosa ha scaturito, soprattutto per, le salute, per la salute delle piante? Sì, assolutamente sì, il drone esce fuori dalla, attraverso l'assemblaggio, la, eh, l'assemblamento delle foto scattate in sequenza dal drone, chiaramente eh, messe insieme da un, da un software che eh, stilerà, come ha detto benissimo lei, un indice vegetativo o gli indici vegetativi. In ordine cronologico andremo a vedere in primis quello che è un ortofoto, un ortofoto reale dell'uliveto che ci dà la possibilità sia di osservare le pendenze, sia di osservare il sesto di impianto delle piante ed eventualmente un, eh, un sesto di impianto poco razionale con delle piante chiaramente affastellate, segno che eh, bisognerà intervenire con degli interventi cesori durante eh, la, la fase eh, invernale, invernale primaverile. Subito dopo andremo a vedere quello che è, 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 è l'NDVI. Come dicevo prima, è uno degli indici vegetativi più usati al mondo, proprio perché ci dà la possibilità di carpire quelle che sono le eh, caratteristiche eh, della pianta dal punto di vista proprio della fisiologia, quindi il tasso di fotosintesi, il contenuto anche di clorofilla e, e chiaramente l'accrescimento in generale della, della pianta. L'imprenditore avrà la possibilità di interpretare questo report, questo, questo primo indice vegetativo grazie ad una mappa colorimetrica associata ad una leggenda. L'indice vegetativo ha una scala, una scala che va eh, orientativamente da meno 1 a 1 dove più si va eh, verso l'1 eh, positivo, chiaramente più le piante stanno bene. La, la leggenda okay, è associata a dei, a dei colori riportati chiaramente sulle chiome dell'Ulipeto. Dell una chioma rossa, rossoforte, sarà una chioma, sicuramente una pianta che dal punto di vista salutare sta bene andando a scendere, chiaramente sulla scala da 0 ad 1, andando verso chiaramente lo 0, non ci saranno più colori rosso forte. Chiaramente il colore associato a qualsiasi software, cioè il, il colore di, di una pianta in salute potrebbe essere anche il verde, in virtù poi dello spettro che si va ad utilizzare. E la cosa importante da sapere è che, chiaramente, grazie a questo report, l'imprenditore può avere una, una situazione reale e puntuale della sua azienda. Subito dopo andremo a vedere oltre all'NDVI eh, all il GNDVI, che chiaramente è una modifica dell'NDVI in cui si può andare a valutare proprio un, lo stress, uno stress abiotico della pianta. Eh, anche qui avremo una mappa di colori associata chiaramente ad una leggenda. Chiaramente eh, la mano dell'uomo non può essere sostituita, fortunatamente direi, eh, proprio perché l'agronomo una volta che vede delle anomalie sulla, cioè sul report oppure sul suo strumento di, eh, di lavoro si, si recherà in campo ad andare a capire meglio la, la problematica quindi che sia una problematica di tipo fitosanitario una problematica di tipo nutrizionale o quant'altro ultimo report che andremo a vedere sarà un altro report che si chiama mcari l'mcari va proprio a valutare quello che è il, il tasso il contenuto se possiamo usare questo termine di clorofilla nelle foglie eh, la clorofilla nelle foglie come dicevo prima è associata anche è stato uno stato di salute, stato di salute nutrizionale o stato di salute di uno stress generico. Qualsiasi stress fa sì che la pianta diminuisca il contenuto di clorofilla nelle piante. Quindi una pianta clorotica, perché clorosi è un termine di generico che, che, che va a, a mettere in risalto, per esempio, un ingiallimento di una pianta. Un ingiallimento è un sintomo aspecifico. Qualsiasi problematica può essere correlata ad un, un ingiallimento. Quindi sarà anche qui compito dell'agronomo di andare a valutare lo stato fisiologico o lo stato diciamo, di malattia, quello, quello che poi sarà. Dottor Vatrano, in virtù di quella che è stata la giornata di oggi, cosa eh, ci sentiamo di dire in merito all'agricoltura 4.0? Ma sicuramente l'agricoltura 4.0 fa parte già del futuro, del presente e sicuramente, sicuramente del futuro. È un insieme di altre tecnologie, tra cui l'agricoltura di precisione, i big data, l'internet of things che un po racchiude tutti questi sistemi, come per esempio i sensori ambientali, quindi, un, un quadro unione di tutto quello che sono le, le altre tecnologie messe insieme chiaramente al servizio dell'uomo. Eh, L'agricoltura 4.0 ci aiuterà a mitigare i cambiamenti climatici, ci dobbiamo credere perché ancora siamo fortemente indietro nella nostra regione ma penso anche nel sud Italia eh, e quindi eh, ben vengano le nuove tecnologie al servizio dell'uomo, eh, bisogna, bisogna conoscerle chiaramente, bisogna aumentare il proprio know-how e lavorare insieme. Parliamo quindi di sostenibilità, ma anche di mantenimento dell'inerbimento del suolo. Sì, eh, oggi è sempre più diffusa in agricoltura mantenere un, gli impianti olivicoli, ma non solo quelli, molti frutteti, inerbiti. L'inerbimento ha diversi vantaggi, quali eh, migliora la fertilità del terreno, aumenta la biomassa eh, del suolo che oggi è sempre più richiesta. La sostanza organica e quella, la cosa più importante, mantiene eh, l'acqua la, all'interno del terreno in modo tale che eh, le radici riescano a trovarla sempre disponibile. Eh, con il cambiamento climatico oggi questo eh, lo richiede non solo le piante ma anche l'intera Europa. E per, oltre oltre all'inerbimento che bisogna tenere sempre un prato costante eh, all'interno dei filari, bisogna anche considerare eh, la chioma degli alberi, non solo le radici, quindi intervenire prima della raccolta con dei, un aiuto alle piante quali eh, delle concimazioni fogliari che permettono quindi di, eh, diciamo di mh, eh, dare eh, quel supporto di micro elementi eh, al, nei, nei momenti più stressanti delle piante quale sotto nel periodo di agosto e luglio. Eh, quindi si utilizzano dei diversi fertilizzanti con eh, macchinari appositi, anche questi oggi utilizzati sempre di più con eh, la 4.0. Dell'agricoltura sostenibile, eh, dove vengono utilizzate le giuste dosi di microelementi e non si utilizzano più solamente eh, per, eh, diciamo, per, come una volta si faceva, per, eh, come i nostri nonni che mettevano concime senza avere la cognizione di, delle dosi, quindi vengono ben, eh, ben atomizzati sulle, sulle foglie in modo da eh, apportare quelle, quei giusti nutrienti eh, alla pianta. I cambiamenti climatici dunque hanno un ruolo fondamentale perché in base a quelli chiaramente anche la raccolta ne, eh, viene influenzata. Sì, eh, ovviamente i cambiamenti climatici sono sempre più pressanti nel, mh, sugli alberi, poiché eh, la, la, la pianta tende sempre ad andare più in stress, quindi noi dobbiamo eh, aiutarla nel momento prima della raccolta, sia da un punto di vista di microelementi ma anche da un punto di vista di fitopatie, eh, quali eh, sempre che sono sempre più diciamo eh, non controllabili e si modificano col cambiamento climatico proprio per le le temperature che cambiano e quindi bisogna monitorare questi patogeni tramite delle apposite, negli uliveti si tende sempre di utilizzare delle tecniche eh, biologiche, quale trappole a ferormoni, quindi si fa un monitoraggio dei parassiti e, e dove si raggiunge la soglia per l'intervento bisogna intervenire necessariamente sempre con prodotti eh, consentiti nel, nel, nell'agricoltura integrale e nel biologico. Dottor Reda, come si prevede la raccolta? Quest'anno la raccolta avrà un trend positivo anche per il cambiamento climatico che diciamo, ha favorito queste alte temperature, e il rallentare di alcuni parassiti come la mosca olearia che è un nemico naturale dell'olivo, sempre più presente. E, quindi, e inoltre l'annata è prevista, è anche un'annata di carica per i nostri uliveti, quindi si avrà una quantità di prodotto buono e con, un, con olio altrettanto corposo e ricco di elementi nutritivi. Quali sono ovviamente i vantaggi e le tecniche per un mantenimento di queste piante e per una buona resa e una buona qualità del prodotto? Beh, eh, il, una delle accortezze che bisogna utilizzare in, in questi impianti è appunto avere eh, sempre un monitoraggio costante dei parassiti. E con trappole appunto a ferormoni e, e, e cercare di intervenire solo nel momento in cui è necessario e non a calendario come si faceva una volta. Bisogna eh, cercare di... Se si ha la possibilità di utilizzare un po' di tecnologie 4.0, quindi cominciare a utilizzare dei sistemi che permettono di rilevare eh, l'acqua la, all'interno del, ter, del terreno in modo da verificare se la pianta sta andando sotto stress e eh, fare delle, dei prelievi delle drupe, eh, degli alberi, in modo da monitorare il loro stato di saluto sempre, eh, tramite attacchi, sempre attraverso gli attacchi di, degli insetti eh, nemici. Considerando il clima favorevole di adesso, qual è, quali sono i suggerimenti che diamo agli olivicoltori per il mantenimento della drupe? Allora eh, bisogna innanzitutto monitorare eh, le piante eh, che eh, siano sempre evitare che ci sia della cascola delle olive, quindi c'è un, un momento di stress potrebbe esserci. E quindi in quel caso bisogna intervenire con o alcune concimazioni eh, fogliari sempre che sono a effetto eh, immediato sulla pianta. E eh, da un punto di vista quindi, della, so della mh, sostenibilità della pianta, e invece, per, da un punto, se dovesse cambiare questo clima al momento favorevole a alcuni parassiti eh, e dovessero abbassarsi di troppo le temperature, quindi l'umidità. Tende ad aumentare e favorire eh, alcuni parassiti dell'olivo. Dell Bisogna eh, monitorare con le trappole a ferormone, eh, che eh, appunto sono delle trappole che si attaccano eh, su alcune branche dell'albero a un'esposizione est, eh, quindi dove sorge il sole, eh, che è la parte dove eh, questi animali attaccano per prima. E quindi monitorare la loro presenza ed evitare che prendono il sopravvento e quindi vadano ad attaccare, eh, a eh, ridurre eh, quindi la salubrità del, della truppa. Una giornata proficua e molto interessante, incentrata sull'agricoltura 4.0, presidente Magliocchi. Una giornata organizzata dall'associazione Olivicola Cosentina, che fa parte ovviamente del nostro programma. Sì, eh, oggi è una giornata veramente eh, interessante, importante. Una giornata che dà la possibilità ai nostri olivicoltori di rendersi conto di cosa è oggi l'agricoltura la 4.0, l'agricoltura moderna, un'agricoltura efficiente, un'agricoltura che guarda al futuro. E oggi abbiamo visto. Cosa è il futuro? Il futuro dell'olivicoltura italiana e eh, non calabrese. Ma eh, per noi non può che essere una giornata eh, soddisfacente proprio per questi motivi, ma non solo per questo, ma per incominciare a lanciare anche un messaggio nuovo agli olivicoltori della nostra Calabria. Non dimentichiamoci Calab che la Calabria detiene un marchio importante che è quello della IGP e oggi se sui mercati si vuole essere veramente presenti ma presenti in modo forte, in modo significativo bisogna dotarsi di questi marchi lo stiamo vedendo i mercati cosa sono le concorrenze sleali che ci sono che solo attraverso i marchi comunitari si riescono a Controbattere, ma anche ad ottenere quel valore in più che il nostro prodotto ha. E oggi è stata una giornata davvero esaltante. Di questo io non posso che ringraziare gli agronomi Reda e Vatrano, ma principalmente l'associazione olivicola Cosentina che in tutti questi anni si sta impegnando alla divulgazione di quella che è la nostra olivicoltura, ma anche ai vari sistemi di mantenimento di questa olivicoltura, di questa ricchezza immensa che la nostra Calabria, il nostro territorio detiene insieme a tutte le altre bellezze che la Calabria esprime.